tema scelto per l'Expo 2015 è nutrire il pianeta. E questo è un problema che noi in Italia, più in generale in Europa, pensavamo fosse risolto fino a alcuni anni fa, perché pensavamo che stessimo sovrapproducendo. Gli ultimi anni l'hanno riportato drammaticamente all'attualità, perché c'è stata una combinazione di fattori. C'è una popolazione crescente che cresce non solo in numero, ma soprattutto in fabbisogni alimentari, in termini di quantità e di qualità. Ci sono stati degli eventi climatici avversi che hanno fatto sì che i paesi grandi produttori di derrate alimentari abbiano diminuito le loro produzioni, e poi c'è stato il fatto che la crisi petrolifera ha portato a utilizzare quelle colture che venivano usate per l'alimentazione anche per produrre energia. Tutto questo ha riproposto drammaticamente il problema legato al fatto che dobbiamo produrre di più. Però non possiamo produrre come abbiamo fatto finora. Dobbiamo produrre di più, ma dobbiamo diminuire il nostro impatto sull'ambiente. Questo vuol dire che dobbiamo usare meno acqua, perché l'acqua è un bene sempre più prezioso. Questo vuol dire che dobbiamo usare meno fertilizzanti, perché i fertilizzanti rappresentano un costo energetico, ma rappresentano anche un costo per l'ambiente, perché poi portano a eutrofizzazione dei corsi d'acqua e dei mari e degli oceani. E dobbiamo usare meno pesticidi e fungicidi, perché questi sono veleni per gli insetti e i funghi che non vogliamo uccidere, ma sono veleni anche per noi. È un'equazione difficile, perché riuscire a produrre di più impattando di meno non è semplice. In più, se possibile, dobbiamo anche farlo migliorando ancora la qualità dei prodotti che andiamo a mettere sul mercato, sia dal punto di vista del gusto per il consumatore, ma anche dal punto di vista delle loro proprietà in termini di benefici per la salute. Ora, come possiamo fare tutto questo? Se noi ci guardiamo indietro, vediamo che nell'agricoltura il progresso è stato ottenuto attraverso tre strade principali. Una è quella della genetica, cioè andando a modificare le piante attraverso il miglioramento genetico. Un'altra è quella dell'utilizzo della chimica, utilizzando prodotti chimici che aiutano le piante o a produrre di più o a difendersi dalle avversità, siano queste di tipo climatico, siano queste di tipo biologico, quindi insetti, funghi, batteri che le attaccano, oppure modificando le tecniche culturali attraverso le pratiche agronomiche. Ebbene, se noi vogliamo imparare dal passato, quello che apprendiamo è che di questi tre fattori, quello che ha contribuito di più è stata la genetica. Si stima che oltre il 50% dell'aumento di produttività in agricoltura sia stato ottenuto grazie al miglioramento genetico. Questo è un processo che è iniziato molto tempo fa. È iniziato fin da quando, alcune migliaia di anni fa, l'uomo ha addomesticato le piante che oggi coltiva. È stato un momento fondamentale nell'evoluzione della specie umana, perché ha trasformato il modo di vivere dell'uomo da cacciatore-raccoglitore a popolazioni stanziali, è iniziata la vita sociale e tutto il resto. Ma oltre a questo, questo ha fatto sì che in diverse zone del pianeta, quasi simultaneamente per diverse specie coltivate, siano stati iniziati dei grandi esperimenti di modificazioni genetiche. Perché le piante che noi oggi coltiviamo sono molto diverse da quello che erano prima che fossero addomesticate dall'uomo. Sono estremamente diverse da quelle che sono le piante selvatiche da cui sono state ottenute. Qui voi vedete l'esempio del mais. Il mais è una pianta che è stata addomesticata circa 5-6 mila anni fa in Messico. È stata domesticata a partire da una pianta selvatica che si chiama teosinte. La pianta selvatica è molto diversa sia dal punto di vista dell'architettura della pianta. È una pianta che ha tanti fusti, che ha tante infiorescenze maschili, tante infiorescenze femminili, ma è anche molto diversa nella parte che più interessa, che è quella che volgarmente viene chiamata pannocchia, ma che in termini botanici è più giusto chiamare spiga, perché nel selezionare il mais per la coltivazione si è cercato di selezionare una spiga molto più grande, un numero molto più grande di semi, ovviamente, e molti più semi per spiga. Oltre a tutto questo si è selezionato per un altro carattere fondamentale, che è stato selezionato anche in tante altre piante coltivate, cioè il fatto che il seme, quando arriva a maturazione, non deve staccarsi dalla pianta, perché non lo si vuole dover andare a raccogliere per terra con tutti i problemi che ne derivano, lo si vuole che resti sulla pianta per facilitare il lavoro dell'agricoltore. Questo da solo è un carattere che rende queste piante completamente inadatte a vivere in natura, perché il distacco del seme è indispensabile per la propagazione della pianta. Questo per farvi capire quanto queste piante siano lontane da una pianta frutto di quella che sarebbe stata la normale evoluzione naturale.
Successivamente all'addomesticamento iniziale, l'uomo ha continuato a cercare di migliorare le piante che coltivava e l'ha fatto con metodi molto empirici che si basavano sull'incrocio e sulla selezione, cercando sempre più di combinare caratteri favorevoli in un'unica varietà. Ci sono voluti millenni perché queste metodiche trovassero una base scientifica. Questo è avvenuto all'inizio del Novecento con lo sviluppo della genetica, in particolare della genetica quantitativa, e una delle pratiche che sono state più largamente usate è quella che si chiama di introgressione di caratteri attraverso il reincrocio. Cosa vuol dire? Che se io ho due varietà, una che è buona ma che manca di una caratteristica che voglio portarci dentro a tutti i costi, e quella caratteristica la trovo in una pianta che però per tutto il resto delle sue caratteristiche è sfavorevole, cosa faccio? La incrocio, prendo la progenie che deriva dall'incrocio e la reincrocio con la pianta buona. E lo faccio per tante generazioni, ad ogni generazione, selezionando tutte le caratteristiche positive della pianta buona, ma cercando di mantenere quell'unica caratteristica che voglio portare dall'altra varietà. Così facendo, il risultato che ottengo è quello di ottenere una nuova varietà che avrà un genoma che è uguale a quello della varietà buona da cui sono partito, tranne che per un segmento del suo genoma, che è quello che contiene il determinante genetico, cioè il gene che controlla la caratteristica positiva che ho preso dall'altra varietà. Un'operazione di ingegneria genetica fatta però con metodiche molto tradizionali di selezione e incrocio. Successivamente sono adottate anche metodiche un po' più sofisticate. Una volta che si è capito che il materiale genetico è rappresentato dal DNA, si è anche imparato che si possono indurre mutazioni con una frequenza maggiore di quella con cui avverrebbero in natura. E per fare questo posso usare sostanze chimiche, ma più comunemente posso usare mutageni fisici, tipicamente radiazione ionizzante, ad esempio, funzionano molto bene. Questo ha fatto sì che storicamente la ricerca sul miglioramento genetico venisse accoppiata alla ricerca sull'energia nucleare. In Italia era l'ENEA che faceva questo tipo di lavori, che prima di essere l'ente delle energie alternative era quello preposto all'energia nucleare. Ed è un metodo, direi, molto grezzo. Io induco mutazione a caso, metto le piante in un campo con in mezzo una sorgente di raggi gamma, una bomba al cobalto, e poi vado a cercare in queste piante che sono state irradiate quella che porti la caratteristica che mi interessa migliorare. Se sono fortunato la trovo, ad esempio una pianta che diventa più grande, ha i frutti più grandi, questa sarà la pianta dove è avvenuta la mutazione che cercavo, ma assieme a questa nel background genetico ci sono state tante altre mutazioni che evidentemente non hanno effetti visibili e che comunque persistono in questo genoma. Una metodica, come capite, per nulla raffinata, però efficace, e per questo è stata largamente usata. Molte delle varietà di frumento duro che sono usate per produrre la pasta sono state ottenute in questa maniera. L'altra grande rivoluzione è avvenuta negli anni Ottanta, quando con lo sviluppo delle tecniche di biologia molecolare e dell'ingegneria genetica, finalmente si è acquisita la capacità di prendere un segmento preciso di DNA e trasferirlo dentro una pianta. Questo ha aperto la possibilità a nuove strade, ha la possibilità di introdurre caratteristiche che prima nella pianta non erano presenti, ha anche portato con sé tante promesse che in parte non sono state mantenute, ma non per limiti della tecnologia, più che altro per limiti della scienza genetica che sta dietro, perché ancora non si è riusciti attraverso questa tecnologia, ad esempio, a ottenere piante che siano più tolleranti alla siccità. Voglio farvi vedere un confronto molto diretto fra una modificazione genetica tradizionale è una ottenuta per via transgenica, e mi riferisco al caso del colore del seme, cioè seme bianco e seme giallo. Voi siete sicuramente abituati a vedere il mais e, come sapete, può essere bianco o giallo. Noi oggi per lo più lo vediamo giallo, ma il mais originariamente era bianco. Se ancora andate nei paesi dove il mais è usato per l'alimentazione umana, come in Sud America, consumano quasi esclusivamente mais bianco. Perché si è ottenuto il mais giallo? Perché all'inizio del Novecento ci si è accorti che se usavo il mais per nutrire gli animali, ed è l'uso principale del mais, molto più importante di quello per l'alimentazione umana, gli animali nutriti con mais giallo crescevano di più. Perché crescevano di più? Perché il colore giallo è dovuto a un metabolita secondario che si chiama beta-carotene, che è il precursore della vitamina A. Quindi gli davo le vitamine e loro stavano meglio. Allora cosa si è fatto? Si è fatto un processo massiccio chiamato di conversione, per cui le varietà esistenti che erano bianche sono state convertite in giallo. E come è stato fatto? Dopo aver trovato una rara sorgente che dava il seme giallo,
si è usato il processo che vi ho descritto prima. C'erano le varietà buone bianche, c'era questa varietà che agronomicamente non era buona ma aveva i semi gialli, le ho incrociate, ho prodotto la progenie, poi l'ho reincrociata sulla varietà buona bianca, continuando a selezionare per l'alta produttività e tutto il resto e mantenendo il seme giallo. In questa maniera sono riuscito a ottenere le varietà gialle e 100 anni dopo abbiamo anche visto quello che è stata la conseguenza a livello di modificazione genetica di questo processo. Cos'è successo? È stato introdotto un segmento di DNA che sta lungo il cromosoma 6 del mais, grande circa 500.000 basi, che oltre al gene che controlla il colore del seme contiene un'altra dozzina di geni. Quindi qual è stato l'effetto? Che per modificare un gene ne ho in realtà portati dentro altri, perché questi sono stati portati al seguito di quello che io volevo andare a modificare. Una conseguenza inevitabile della tecnologia che è stata usata. Molto più tardi si è cercato, per ottenere lo stesso risultato, che era quello di riuscire a cambiare il colore del seme da bianco a giallo, cosa che nel mais si è ottenuta modificando un singolo gene, che è quello che controlla il primo passaggio che porta alla sintesi della provitamina A, lo si è cercato di fare nel riso, il riso ai semi bianchi. Qui lo scopo non era nutrire gli animali, era migliorare la salute umana, perché in Asia, nelle zone dove il riso è larga parte della dieta delle popolazioni, la carenza di vitamina A porta a gravi problemi di cecità infantile. Quindi si è pensato, così come è stato fatto nel mais, cerchiamo di farlo anche nel riso. Eccetto che eravamo 80 anni dopo, avevamo altre tecnologie, non esisteva il riso naturalmente giallo e quindi lo si è deciso di fare per via transgenica. Cosa si è fatto? All'inizio si sono inseriti 3 geni, non solo il primo ma anche il secondo e il terzo di quel percorso metabolico che porta alla provitamina A, prendendone 2 dal narciso, il primo e il terzo, e 1 dal lievito, quello che sta in mezzo. Poi si è creata una seconda versione, si è visto che si poteva usare esattamente la stessa variante che è stata usata nel mais e si è visto che in realtà la terza non serviva, per cui il cosiddetto Golden Rice, che ha avuto ampia pubblicità anche su Time Magazine, che oggi viene proposto, ha al suo interno 2 geni in più, che sono quelli che consentono al riso di diventare da bianco a giallo. Un esperimento dal punto di vista scientifico molto pulito, perché ho inserito circa 10.000 basi di DNA, so esattamente cosa ho inserito e posso anche scoprire dove le ho inserite. Questa è una delle paure che accompagnano le modificazioni genetiche per via ingegneria genetica, perché molti dicono, anche se voi inserite in maniera precisa un pezzo di DNA, non sapete dove va a finire e dovunque vada a finire può causare problemi perché va a disturbare l'equilibrio del sistema. Ebbene, questa è una paura che non ci dovrebbe essere, perché le piante sono quello che di più squilibrato ci può essere al loro interno, nel senso che il genoma delle piante è estremamente variabile strutturalmente, estremamente dinamico, perché sono ricche in pezzi di DNA che non fanno altro che spostarsi da un punto all'altro del genoma. 2 piante di mais sono strutturalmente molto più diverse di quanto non siamo noi rispetto allo scimpanzé da cui ci siamo separati 5 milioni di anni fa, quindi una preoccupazione che in realtà non dovrebbe esistere. Cosa può succedere se noi ci opponiamo a tutti i costi al cambiamento genetico? Può succedere quello che è successo nella viticoltura. Come sapete, le varietà di vite che noi oggi coltiviamo, Merlot, Cabernet, Sangiovese e via dicendo, sono le stesse che si coltivavano 200 anni fa. Non c'è stato miglioramento genetico. Qual è il risultato? Quello che vedete qui nel grafico. In Francia la vite usa 3 volte più fungicidi di tutte le altre colture messe assieme. A livello europeo occupa il 5% della superficie coltivata e consuma circa il 60% dei fungicidi. Numeri schiaccianti che non sono sostenibili. Noi nel nostro istituto di genomica applicata, assieme all'Università di Udine, abbiamo pensato 15 anni fa di far partire un progetto per creare nuove varietà di vite da vino, una sfida perché il mondo del vino è un mondo estremamente conservatore, che fossero naturalmente resistenti a 2 principali patogeni fungini, la peronospora e l'oidio, e l'abbiamo fatta attraverso una procedura tradizionale di incrocio e selezione. È un lavoro veramente faticosissimo, perché è una specie che ci mette tanto a riprodursi, poi perché bisogna selezionare per la resistenza, bisogna selezionare per una pianta che abbia le caratteristiche agronomiche desiderate e soprattutto bisogna che faccia vino buono. E vi assicuro che selezionare per la qualità del vino non è semplice, bisogna anche berne tanto, fra l'altro. Io
ho dovuto soffrire questo supplizio. Comunque, dopo 15 anni, quest'anno siamo finalmente arrivati ad avere delle varietà che andranno in registrazione. Abbiamo delle varietà che, quando vengono coltivate, con due soli trattamenti sono pressoché immuni da qualsiasi infezione fungina, quando le normali varietà hanno bisogno di 20-30 trattamenti all'anno. E ne abbiamo 18, alcune a uva bianca, altre a uva rossa, che, come ho detto, adesso sono in fase di assaggio in tutta Italia. Gli intenditori diranno quali sono quelle più promettenti, quelle meno, quali sono più adatte a certi climi, ad altri. Abbiamo un grosso problema, se potete aiutarci scrivete a questo indirizzo, è quello di trovare dei nomi. Vi assicuro che i nomi scelti dagli scienziati sono quello che di peggio si può pensare, non vi dico neanche la gamma di nomi che ci hanno proposto i colleghi. Però adesso vorrei farvi riflettere. Allora, ce l'abbiamo fatta. Vedremo se il mercato le accetta queste varietà, perché ovviamente, come ho detto, il mondo del vino è un mondo conservatore. Queste, benché si sia partiti da Cabernet, da Sauvignon, non sono Cabernet e Sauvignon, sono cose diverse, quindi bisognerà capire come il mercato le accetterà. Forse le accetteranno più mercati che non sono quello italiano o francese che i nostri. Noi questo lavoro l'avremmo potuto fare in 2 anni se avessimo potuto usare l'ingegneria genetica, con un intervento che non sarebbe stato transgenico ma cisgenico, perché avremmo preso lo stesso gene che abbiamo inserito per incrocio e avremmo potuto trasformare Merlot, Cabernet, Sangiovese, Verdicchio, Nebbiolo, tutto quello che volevamo, fra l'altro salvaguardando la biodiversità. Non l'abbiamo potuto fare perché l'opinione pubblica non lo vuole. Ecco, io credo che bisogna riflettere su questo. Bisogna che ci sia una discussione che sia scevra da pregiudizi e da ideologie. Bisogna che ci sia una discussione dove non è chi ha interessi di parte che fa le scelte, perché altrimenti non ci possiamo lamentare se la legge sulle frequenze televisive la fa chi le televisioni le possiede. E ricordiamoci che in questo settore chi si ferma è perduto. E chi vuole a tutti i costi tornare indietro, come molti in Italia, rischia poi di non ritrovare la strada per andare avanti. Grazie.